Ciao a tutti amici e benvenuti in questo nuovo video dedicato alla fotografia vintage con Polaroid. Alle mie spalle infatti potete vedere la nostra piccola collezione di Polaroid vintage. Abbiamo qui un paio di serie 600 più una piccola sorpresa che ci è arrivata da pochissimo ed è ancora nella sua scatola, nella sua custodia originale. Sarà la protagonista di uno dei prossimi video, quindi lo potrete vedere nei prossimi giorni. Restate sintonizzati, anzi io già da adesso vi chiedo di iscrivervi al canale, attivare la notifica della campanella per non perdervi appunto il prossimo video. I like no, perché questo video potrebbe tranquillamente non piacervi, quindi lo mettete alla fine qualora il video vi dovesse piacere. In un video precedente abbiamo visto quanto possa essere facile trovare queste macchine fotografiche vintage nel mercato dell'usato, sia dai mercatini di quartiere, sia, non so, su siti come eBay o altre applicazioni che trattano merce usata come Subito.it o Spock. Quindi non ci resta altro che scegliere la macchina fotografica che ci interessa di più e che ci piace di più e procedere all'acquisto o comunque fare un'offerta, visto che si parla di usato. La domanda a questo punto che ci può venire in mente è: in che condizioni può arrivarmi la macchina fotografica? Oh no! Beh, è difficile rispondere subito a questa domanda perché ci potrebbe tranquillamente arrivare in una ottima condizione, come nel caso di questa che ci è arrivata addirittura con lo scatolo originale ed era in perfette condizioni, oppure ci può arrivare un po' più malandata, quindi magari è stata conservata in uno sgabuzzino, quindi vi può arrivare tranquillamente piena di polvere o con qualche parte danneggiata. Ed è stato questo il caso del nostro modello 600. Nello specifico sto parlando della macchina che è stata oggetto del video la scorsa volta, che è la 635 CL. Questa macchina infatti ci è arrivata in condizioni a dir poco oscene, era totalmente sporca, impolverata, con anche il viewfinder sporco, il frog tongue, quindi la pellicola nera protettiva che abbiamo visto nel video precedente, che è secondo me una delle parti più importanti di questa macchina fotografica perché protegge la fotografia, protegge la pellicola durante i primi istanti di sviluppo, quindi proprio nel momento in cui esce dalla macchina fotografica, era danneggiato, quindi non si stendeva sulla fotografia, sulla pellicola. E in più il cappuccio in gomma dove va appoggiato l'occhio, che è a tuttora quello originale, è di una gomma durissima che una volta tolto per la pulizia non si è più inserito in modo corretto, tant'è che ne abbiamo ordinato uno nuovo da uno dei siti specializzati di pezzi di ricambio. Sì, perché in realtà è pieno di siti specializzati che trattano pezzi di ricambio, perlomeno per quelle che sono le parti più importanti. Qualora dovesse invece essere danneggiata proprio la scheda logica, la scheda madre della macchina fotografica, a quel punto io vi direi di cambiare direttamente la macchina fotografica, considerato il prezzo che abbiamo visto abbastanza irrisorio di una trentina di euro. Detto questo, andiamo a vedere come effettuare la prima pulizia della macchina fotografica e poi più in particolare del viewfinder. Cosa ci servirà per la pulizia esterna della macchina fotografica? In realtà non tantissimo, basta un comunissimo panno per spolverare in microfibra o in cotone, è uguale, e una spruzzata di un prodotto per la polvere. Se avete anche qualcosa di specifico per la plastica, tanto meglio, visto che la maggior parte delle parti di questa macchina fotografica sono in plastica. Un piccolo cotton fioc per le parti minuscole, tipo l'occhiello, eccolo qui, ve lo faccio vedere, l'occhiello del contatore delle fotografie rimaste e l'interno qui del mirino, più qualche altra parte che vedremo in seguito. E in più io vi consiglio di utilizzare il kit di pulizia per le lenti per la macchina fotografica, questo della Carl Zeiss. Di questo materiale trovate tutto i link in descrizione qualora li voleste acquistare direttamente da qui. Anche sul contenuto di questo kit trovate un video sul canale nello specifico dove facciamo vedere tutto il contenuto, quindi trovate il video qui sul canale. Questo kit è davvero utilissimo, io consiglio sempre a tutti quanti di averlo in casa o comunque di portarlo anche in giro in qualche sessione fotografica un po' prolungata, perché ha davvero tutto quello che può servire per la pulizia sia della macchina fotografica sia delle lenti.
A questo punto abbiamo tutto il materiale pronto per iniziare la nostra pulizia della macchina fotografica, spostiamoci sul bancone di lavoro. Perfetto amici, eccoci qui sul banco da lavoro con la nostra nuova macchina fotografica. Noi purtroppo non sappiamo chi l'abbia utilizzata e come l'abbia utilizzata, quindi prendiamo, come dicevamo, il nostro panno per spolverare, un panno normalissimo di cotone, giusto un po' imbevuto di un prodotto per spolverare, non specifico per la plastica, tra l'altro nel mio caso, e iniziamo un po' a strofinare tutte le parti esterne del corpo della macchina. Infatti guardate, come potete vedere, il panno diventa grigio, è proprio sporco in alcuni tratti, quindi la macchina è arrivata in condizioni sicuramente non pulitissime, insomma non era stata tenuta tanto bene. E chiaramente lo stesso trattamento lo faremo anche per la tracolla, quindi passeremo anche la tracolla, insomma, attraverso questo panno imbevuto. Ed il lavoro della pulizia esterna è fatto. Per le parti più piccole invece andremo ad utilizzare un bastoncino di cotone che abbiamo preventivamente imbevuto di acqua tiepida, ed è davvero utilissimo questo bastoncino perché ci aiuta a raggiungere proprio tutte quelle parti difficilmente raggiungibili con il panno, tipo l'occhiello del contatore delle fotografie rimaste o tutti i bordi dove è collocata la gomma del mirino, quello dove noi andiamo a appoggiare l'occhio. La gomma del mirino poi sarà pulita successivamente con del sapone neutro. Muniamoci ora di un piccolo coltello da cucina ed andiamo a smontare il viewfinder per andare a pulirlo dall'interno. Non preoccupatevi perché è un'operazione davvero facilissima, come potete vedere basta fare una piccolissima leva sul bordo del viewfinder tanto da allargarlo dalla propria sede e poi con un dito, insomma, basta togliere la cornice. A questo punto il viewfinder sarà libero e scuotendo un po' la macchina fotografica verrà tranquillamente via. E via adesso kit della Zeiss alla mano. Iniziamo prendendo l'accessorio più grande del kit, che è la pompetta dell'aria, e soffiamo all'interno della cavità della sede del viewfinder in modo da eliminare tutta la polvere residuo che potrebbe esserci all'interno. A quel punto, sempre all'interno del kit, troviamo le salviettine imbevute di soluzione per la pulizia delle lenti. Sono delle salviettine monouso, quindi la potremo utilizzare sia per il viewfinder sia per la lente della macchina fotografica, e con questa possiamo pulire tranquillamente il viewfinder dall'interno eliminando tutta la polvere e la sporcizia che vi si era depositata durante gli anni. Nel nostro caso il viewfinder non era poi così sporco in realtà, era solamente impolverato, quindi non abbiamo voluto sprecare una seconda salviettina per la pulizia della lente, abbiamo utilizzato la stessa. Chiaramente nel caso in cui la vostra macchina fotografica dovesse essere più sporca della nostra, è consigliato utilizzare due salviettine, quindi tenere le salviettine separate, quella per il viewfinder e quella per la lente. E la lente quindi la puliamo per bene con la nostra salviettina in modo tale da renderla perfettamente pulita e controllare quindi anche eventuali graffi in controluce. Siamo quindi quasi alle fasi finali della nostra pulizia fai da te della macchina fotografica vintage di casa Polaroid. Prima di tutto iniziamo con il rimontaggio del viewfinder, quindi procediamo alle operazioni contrarie a quelle che abbiamo fatto prima, quindi posizioniamo prima la lente nella sua sede, dopodiché ci poggiamo la cornice e pigiamo sui bordi fino a quando la cornice entrerà in sede. Discorso un po' diverso invece è stato per la gomma del mirino, perché sicuramente data l'età la gomma era diventata durissima e in fase di smontaggio sicuramente aveva perso la sua forma iniziale, tant'è che ho avuto davvero tantissima difficoltà a rimetterla nella propria sede, come potete vedere nel video non c'è proprio stato verso di farla calzare perfettamente alla macchina fotografica, tant'è che per pochi euro ne abbiamo ordinata una nuova da un sito specializzato, tra l'altro che spedisce questi pezzi di ricambio dalla Germania.
L'ultima fase di questo restauro fai da te della macchina fotografica vintage di Polaroid è assolutamente la più importante, ed è la pulizia dei rulli. La pulizia dei rulli attraverso i quali passerà la fotografia, attraverso i quali passerà la pellicola. E infatti questi rulli servono a premere sui serbatoi che contengono i reagenti che andranno poi a sviluppare la nostra fotografia, quindi andranno a stendere questi reagenti su tutta la superficie della pellicola, che dovremo poi mettere al sicuro al buio ed inizierà il suo sviluppo. Infine poi abbiamo anche utilizzato la pompetta, sempre quella del kit Zeiss, per soffiare via la polvere all'interno del serbatoio delle pellicole. Il restauro è effettuato, come potete vedere la macchinetta è tornata quasi come nuova. Ed eccoci qui, tornati con la nostra bella macchina fotografica pulita fra le mani, e io vi consiglio di non perdere il prossimo video, dove ci concentreremo sulla sostituzione del frog tongue, quindi della pellicola nera protettiva. Sarà un video dedicato al frog tongue e alla sua importanza, dopodiché caricheremo una nuova cartuccia di pellicole. Detto questo, io vi ricordo di nuovo di iscrivervi al canale, di metterci un like, quindi qualora il video vi sia stato utile. Non dimenticate di attivare la notifica della campanella per non perdere i prossimi video, e ciao, alla prossima!